Buongiorno a tutti amici di Betty e Marco. Allora, oggi finalmente faremo la pasta Palina, che prende il nome da una monaca che si chiamava Paolina, poi è stato storpiato e è stata chiamata pasta Palina. È semplicissima. Vi faccio vedere gli ingredienti, ma man mano poi capiremo come verrà fatta. Allora, le sarde le avete viste oggi, sono freschissime, fanno un Sarde profumo fresche fresche di Pippo. incredibile. Poi c'è aglio, cipolla, olio, pinoli. L'uva passa l'ho messa leggermente in acqua così gonfia un pochettino e si ammorbidisce. Passata di pomodoro, sale, vino e mentuccia. Allora, la pasta è semplicissima, andiamo a fare subito. C'è chi lo fa col concentrato, però si fa con la passata. Sì, la pasta Palina si fa con la passata. Poi Allora, ognuno esatto. avrà i propri metodi, le proprie cose, c'è chi usa il concentrato, ma si fa con la Con la passata di passata, sì. pomodoro. Allora, l'aglio viene fatto piccolo piccolo. Aglio piccolo piccolo in Sì. padella spenta. Sì, fuoco spento. Ok. Aglio e cipolla, entrambi. È una pasta che io adoro, Buonissima. Ma meravigliosa. per le sarde. Poi avete visto Pippo, insomma, Pippo pulisce il pesce pure, ci aiuta, ma non solo a noi, a tutti lo fa, quindi andateci così. Sì, Ok. Pippo, un pesce freschissimo. Fresco, fresco, sì. Quindi aglio. Aglio piccolo piccolo. Ok. Andiamo con la cipolla. Io ne ho mezza grande, quindi la userò quasi tutta. La cipolla. Sempre piccola piccola. Amore, Sì, scusatemi tutti non questi. No, soffocare. è l'aglio, la cipolla, insomma. Sempre va fatta piccola piccola. Ok. Ok. Pezzettini piccoli. Poi se avete il tritatutto, insomma, lo schiacciaio, usatelo perché io preferisco farlo a Quelle mano. sono tecniche segrete. Ma quale segreto, amore mio? Comunque, grazie. Ieri abbiamo visto che vi sono piaciute, vi è piaciuta anche la cena che abbiamo preparato. Siete meravigliosi. Ok, quindi cipollina abbondante. Questa è una pasta È una buonissima, pasta palermitana. Sì, è palermitana. palermitana, però, ragazzi, mangiate Si chiama veramente. Palina, ma viene dal nome di una monaca che l'ha fatta questa monaca. Sì. Che si chiamava Paolina. Esatto. Poi col tempo i palermitani hanno storpiato il nome in pasta Palina. Palina, esatto. Ok. Allora, dopo che ho tagliato la cipollina, andiamo a mettere un bel giro di olio extravergine di oliva, eh? Ok. Accendiamo. È semplice, È non è difficile. semplicissima, sì, e facciamo rosolare un po' la cipolla con l'aglio. Quindi mi sono preparato il cucchiaio, aspettiamo che Diciamo rosoli. che la parte più complicata, tra virgolette, ma è fondamentale, è Pulire. trovare le sarde fresche e o pulirsele da solo, che nel video di stamattina Pippo lo spiega bene, Vabbè. oppure se trovate un pescivendolo che ve le pulisce, Diciamo insomma, che facilita sarebbe tanto. l'ideale. Ragazzi, categoricamente bucatino. Sì, la pasta Palina Va si fatta col mangia col bucatino. bucatino. Ok, allora aspettiamo che rosoli un po' la cipolla e l'aglio. E poi andiamo a mettere le sarde. Allora, guardate, la cipollina comincia a rosolare, andiamo a mettere i nostri pinoli. Quindi pinoli e uva passa, che io ho messo mezz'oretta in acqua, eh? Così Okay. si ammorbidisce e gonfia un po'. Mamma che bontà, che Ma già si meraviglia. sente un buon profumo, eh? Già c'è il profumo Pinoli dell'aglio. pure. Ok. Ok, andiamo a girare. Meraviglia, c'è proprio un po' di Non mentuccia. ti riesco a fare. Già si Mamma sente il mia, profumo aglio e meraviglioso. cipolla. Ok, Naturalmente la quantità di pinoli e di cioè, poi uva in passa base a quello, a è a quanta pasta discrezione della dovete persona. fare, andiamo a mettere le nostre sarde. Noi la faremo bella piena, amore mio, eh? Piena, pienissima. Sì, bella condita. Ragazzi, stasera anche le polpette, una meraviglia. Stasera faremo le polpette di sarde. Ok, giriamo. E col cucchiaio andiamo rompendo le nostre sarde. Abbassiamo un po' la fiamma e andiamole rompendo. C'è chi mette, prima di mettere le Sì. sarde, un'acciughina per far insaporire. Noi non la Con la mettiamo. sarda fresca non la voglio mettere Però l'acciughina. volendo si potrebbe Certo, mettere. si può pure mettere. Ok, a questo punto, dopo che abbiamo messo le sarde, siamo a fuoco moderato.
andiamo a mettere il nostro mezzo bicchierino di vino. Che è l'ingrediente segreto. No, amore, non è segreto. Il vino è sempre segreto. Ok. Facciamo sfumare. Guardate le sarde, vogliono proprio poco poco. Una volta sfumato il vino, quindi già si sentono i sapori, io vado a mettere la nostra passata di pomodoro. Mamma mia, già sento il profumo delle sarde. Che meraviglia. Ok. Che bontà. Cominciamo a girare, adesso andiamo a condire. Le sarde si rompono sole sole, è un bel pesce fresco. Vabbè, perché sono fresche le sarde, quindi... Sì, sì. Ok. Che bontà, che bontà. Andiamo che a bontà. Mettere, sì, una delizia. Andiamo a mettere un pizzico di sale sulle nostre sarde e un po' di pepe. Ok, giriamo il nostro condimento. Mamma che buona vita. Che bontà. Ragazzi, fatela perché il sapore che sprigiona. Andiamo a mettere un po' di mentuccia. Mentuccia. Che dà il sapore. Che meraviglia. E andiamo a girare. Che meraviglia. Ok, a questo punto, guardate le sarde come si sono rotte. Proprio si sfarinano, da noi si dice. Si rompono sole sole. A questo punto mettiamo fuoco medio-basso e lasciamo cuocere 10 minuti. Diciamo che deve stringere un poco. Non solo, e poi la sarda va cotta bene col pomodoro. Quindi 10 minuti a fuoco moderato-lento. Nel frattempo l'acqua sta quasi bollendo. 2 minuti andiamo a calare i nostri bucatini. Amici, la nostra acqua bolle, andiamo a calare i nostri bucatini. Tra l'altro è una pasta anche molto, molto, molto veloce. Sì. Ok. Quanto ne stai calando? Amore, io direi abbondante, 450 grammi. Perché io almeno certo. 350 me li devo mangiare. Ok, saliamo la pasta e nel frattempo andiamo a fare, anche se questo è facoltativo, andiamo a fare un po' di pan grattato, perché alla fine... Sopra il condimento potreste anche mettere un po' di pan grattato tostato. Noi lo mettiamo. Esatto. La famosa muddica atturrata. Che già avete visto come si fa. Pentolino. Un filo d'olio. Accendiamo. Guardate il sugo, intanto sta cuocendo, meraviglioso. Una prelibatezza. E andiamo a mettere un po' di pan grattato, va bene così. Ok. Io naturalmente alla fine poi sai che ci metto, ma anche quello è facoltativo. No. Lo so che col pesce non ci va, amore. Ma io il formaggio grattugiato lo metterò. Ma non ci va, amore mio. Lo so, ma io ce lo metto. No, rovini il sapore del pesce. No, lo esalto, amore mio. No, lo nascondi. Ok, facciamo tostare. Intanto abbiamo calato i nostri bucatini. Da qui sale un profumino, amore mio. Sono le sarde. Che bontà. Sì, sì. Che meraviglia. Allora amici, il nostro pan grattato è pronto. È diventato tostato. Sì, va bene così. E lo andiamo a mettere da parte. Oggi sto pensando che ho incontrato una persona al supermercato, mi ha fermato e mi ha detto, oggi faremo la pasta padina, non se la perda. Mi ha detto, no, io non sono capace. Ragazzi, non, cioè, è una pasta semplicissima. Io l'ho incoraggiato e ho detto, signora, guardi, se lei segue passaggi... si renderà conto che è una pasta di una semplicità incredibile. 5 certo, minuti. Ci vogliono gli ingredienti, le sarde, pulite, però non ci vuole nulla. Io non sono una cuoca, eppure mi piace cucinare, ci metto amore, quindi le pietanze mi riescono buonine. Sì. Ma c'è quando buone, Gio, te lo garantisco io. No, c'è quando qualcosa non mi viene buono. Spesso vediamo delle ricette e pensiamo che siano difficili, ma poi a realizzarle... Esatto. Sono facilissime. Guardate, già il nostro condimento è quasi pronto. Che meraviglia, che meraviglia. Deve stringere un altro poco. Poco poco, ma già è quasi pronto. La sarda, ma poi la passolina che gli dà questa dolcezza al sugo. I pinoli, insomma, buona, buona. Aspettiamo che i nostri bucatini si cuociano e poi la pasta è pronta. Amici, i bucatini si scendono al dente, non li facciamo scuocere, quindi direttamente in padella con questo ben di Dio. Che meraviglia. Sì, sì. Che meraviglia. Buona, buona.
Fatele, mi mandate le vostre foto che siete bravissimi. Io mi mangerò 900 piatti di questa pasta. Ma non avevo dubbi, amore, però perché senza il formaggio. Il vero ingrediente segreto di oggi lo sai qual è? Cosa, amore? La signora Paolina. Era una monaca. Una monaca Paolina. Però brava, eh? Da cui prende poi il nome questa pasta. I palermitani l'hanno poi chiamata Palina. Palina, pasta palina. Che meraviglia, che meraviglia. Guarda le sarde, le sarde. Se volete fare un figurone, il condimento deve sempre superare la pasta, eh? Okay. Deve essere molto ricco. Allora già tu fai un figurone all'ennesima potenza. Sono abituata così, il condimento. Che meraviglia. Mamma, che profumo. Una bontà. Sì. Ragazzi, naturalmente scriveteci come la fate voi. Guardate, guardate qui. Per noi si fa con la passata di pomodoro. Sì, con la passata. Non col concentrato. Poi se la fate così, un po' di lentuccia. Ma io la vado a girare sempre, così sì, prende il sapore. Deve salire la sarda. Sale il profumo, ragazzi, per finire. Ovviamente... Chi lo vuole, chi lo gradisce, un po' di pangrattato tostato. Sì, questo è facoltativo. Un po' si mette. C'è chi lo mette e c'è chi no. Guardate che bontà. Però ci sta benissimo. Sì, sì. Eccola, sua maestà. La pasta Paolina. La pasta Palina o Paolina. Questa è la pasta Palina di Betty e Marco. Spero che vi sia piaciuta la ricetta. Ragazzi, è semplicissima, fatela. Mi mandate le foto, non vi perdete le polpettine di stasera di sarde, un'altra delizia. Oggi tutto a base di sarde. Ragazzi, abbiamo speso da Pippo 10 euro, sì, per tutte, 10 euro. Ma per le sarde a pranzo e a cena? Tutto proprio 10 euro di sarde, okay. Stiamo facendo un pranzo e una cena. E che pranzo e che cena? Vi vogliamo bene, giustizia per Beatrice, buon pranzo da Betty. E Marco. Ciao amici nostri. Ciao amici.